Buon giovedì, ben ritrovati con Velo, la rubrica di TV6 interamente dedicata al mondo del ciclismo che dalla settimana scorsa non dura più fino alle 22.30 ma fino alle 22.45 per analizzare quanto è successo, quanto sta accadendo. Oggi c'è stata la vittoria di Sonny Colbrelli al Giro di Romandia, ma ovviamente ieri la vittoria di Sagan, sempre in volata, ma ovviamente faremo un passo indietro per rivedere, rianalizzare la vittoria di Pogacar alla Liegi, Baston Liegi. Non solo questo, parleremo anche del Giro d'Italia, perché insomma ci avviciniamo a rapidi passi verso la Corsa Rosa. Lo faremo parlando soprattutto di una frazione abruzzese che è partenza e arrivo. Partenza Castellisangro, arrivo a Rocca di Cambio, che poi in realtà delle tre è quella che anche per l'arrivo in salita dà maggiore fascino alla tappa numero 9. Ovviamente potete interagire con noi qualora lo vogliate al 392-623-7060, WhatsApp, SMS, insomma decidete voi, anche come commento sotto le nostre dirette Facebook, sia sulla pagina, eccola qua, di TV6 che sulla pagina di Velo. Le dirette sono le stesse, peraltro noi poco fa abbiamo un po' svelato quasi tutti gli ospiti di questa sera con il selfie di uno degli ospiti, tra poco lo vedremo, e c'è anche la possibilità di vederci sul live streaming direttamente sul nostro canale YouTube. Insomma, possibilità per vederci ne avete. Aspettiamo i vostri commenti, ovviamente diamo la buona serata all'ideatore della trasmissione, Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Che questa settimana hai avuto un successone con il tuo video della bici di Roglic, devo dire la verità, io ho il telefono impazzito, mi arrivavano notifiche su notifiche di gente che condivideva, metteva like, ti ha anche risposto, ti ha detto che in alcuni casi, pochi, ha detto ah, no, ma non è vero, insomma poi però e diciamo il 90% delle interazioni sono state positive. Ti ringrazio e complimenti anche a tutto lo staff di TV6 che è riuscito sicuramente a fare un buon servizio. Eccolo qua, fino a un'ora fa erano 19.424 visualizzazioni. Cosa è successo alla bici di Roglic? Selfie che abbiamo postato poco fa sulla nostra pagina sia Facebook che Instagram, realizzato da Ruggero Marzoli. Ciao Ruggero, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Questo mi dà anche lo spunto per mettere like sulle nostre pagine, sia quella di Facebook che quella di Instagram. E se molto del successo del tuo video è stato perché nell'ultima tappa del Tour of the Alps Luca Gregori e Riccardo Magrini, che saluto. Ciao Riccardo. Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Dicevo, molto del successo perché loro hanno, l'abbiamo anche postato, hanno insomma fatto il resoconto di quanto avevi spiegato e invitato a mettere like sulla nostra pagina, andare a visitare la nostra pagina e vedere proprio il video. Quindi Riccardo, posso ringraziarlo live. Salutiamo e ringraziamo anche Luca Gregorio che insomma è stato gentile a citarci. E poi però, non me ne vogliate, però insomma, per quanto voi abbiate vinto, io sto per andare da un Giro delle Fiandre, due Liegi, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, un Amstel Gold Race, insomma, un palmarès diciamo leggermente importante. Michele Bartoli, buonasera, benvenuto. Ciao Michele. Ciao, buonasera a tutti. Allora, ciao. Buonasera. Ovviamente abbiamo tantissime cose da chiederti, soprattutto perché veniamo da una Liegi, che è quella che ha vinto Pogacar, che ti hai vinto due volte. Poi ovviamente potete fare delle domande, delle considerazioni con Michele Bartoli ai numeri e nelle condizioni in cui vi abbiamo detto. Noi ci fermiamo, l'anteprima è un po' più ampia, ma era giusto così. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, torniamo tra poco con Velo numero 9.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Appuntamento con Velo, la rubrica di TV6 dedicata al mondo del ciclismo. Come detto, tanti gli argomenti questa sera, ovviamente con me in studio Luciano Robottini e Ruggero Marzoli, collegati Riccardo Magrini e Michele Bartoli. Ovviamente sono tante le domande che, Luciano, so che te hai per Michele, però Maurizio, scusa, siccome è passato un po' sotto silenzio 7 giorni fa, l'avevate dimenticato tutti, nessuno ha ricordato questa cosa. Maurizio, mi fa vedere questa clip per cortesia? Chi vince la Liegi? Luciano, parto con te. Mi piacerebbe che vincesse Pipcock. Io dico Valverde, voglio l'ultima vittoria di un grande campione. Io penso che la vinca Alaphilippe, anche perché l'anno scorso l'ha persa vincendola, e credo che con la condizione che ha fatto vedere alla Freccia vinca lui. Ci vediamo giovedì prossimo, ovviamente ti ascolteremo per la Liegi, vediamo se ci avete preso. Io dico che vince Pogacar, perché in queste corse è il mio preferito insieme a Van Aert. Vedremo com'è andata. Grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo giovedì prossimo. Primo pronostico dell'anno
se lo aggiudica il conduttore della trasmissione, Tadej Pogačar. Nessuno l'aveva ricordato, io mi sono ricordato, ho detto ma mi pare di averlo detto sul finale della puntata scorsa, Pogačar, però siccome l'avevo detto in maniera un po' veloce, e poi mi è ritornato in mente, ho detto fammi andare a controllare se l'avevo detto veramente o se, se me l'ero solo immaginato, invece no, l'avevo detto veramente. Prima o poi, ogni tanto, l'unico profano della trasmissione è l'unico che azzecca. Questo insomma, dovrebbe anche farci riflettere un po' tutti. Maurizio mi ha detto, se hai il coraggio, dici come hai nominato il file, si chiama Pillola Esperto di Ciclismo. Ma ormai sei... Vabbè, non esageriamo. Ormai però... sei 15 anni... in televisione, parli di ciclismo. Sì, tu dici prima o poi ci dovrai comprendere. Anche questo è vero, cioè insomma prima o meno la butto lì tutte le settimane, prima o poi ci devo prendere. Luciano, parto con te, poi vado da Riccardo per chiederti insomma un successo che... Cosa ti ha lasciato il successo di Pogačar? Ma innanzitutto abbiamo rivisto di nuovo una grandissima gara, una Liegi che è stata vivace soprattutto negli ultimi 40-50 km, però negli ultimi 40-50 km abbiamo visto una corsa veramente elettrica, anche se io gli uomini della Ineos non so come... hanno gestito questa gara, perché sulla Redoute hanno accelerato, hanno spaccato appunto tutto il gruppo e poi l'hanno gestita male negli ultimi 20 chilometri. Carapaz attaccato da solo quando potevano benissimo portare avanti una quindicina, questa fuga di 15 corridori dove appunto c'erano 4 Ineos ed erano rimasti fuori Alaphilippe, Valverde, Roglic, quindi era un attacco a 20 km dall'arrivo interessante per la Ineos che non hanno saputo assolutamente gestire. Poi c'è stato questo bellissimo finale appunto con questa volata magnifica, inaspettata se vogliamo anche da questo punto di vista di Roglic, di Pogačar che batte al photo finish appunto alla Alaphilippe. Quindi una Liegi, sia la Sanremo sia il Fiandre, adesso la Liegi, abbiamo visto veramente un grande spettacolo di ciclismo che fa sì che questo sport stia rialzando la testa come giustamente sia. Quindi una Liegi che purtroppo ancora non abbiamo visto italiani in prima fila, tranne Formolo che in finale ha lavorato molto bene per Pogačar, però ritengo che lo spettacolo di questa corsa sia stato uno spettacolo veramente di altissima qualità. Altissima qualità, Riccardo, vero? Sì, è stata una bella corsa, soprattutto nel finale. Qui vediamo lo scatto di Carapaz, che lì magari ne parleremo, che mi sembrano novelle. Comunque qui forse ce lo fanno vedere quando si mette 5 secondi in quella posizione. In quella posizione che poi... Comunque sì, è stata una bella corsa, anche se un po' strana, devo dire, perché fino a 50 km dalla conclusione non c'erano state delle mosse. Poi vorrei sapere magari come la pensa Michele, che di sicuro è più esperto di me, di te, Luciano, perché noi quando andavamo alla Liegi andavamo a far vacanza, perché con la scusa che c'erano i belgi, insomma, che insomma la corsa era abbastanza, diciamo che era la corsa per gli italiani, però voglio dire, io non ho mai finita una. Per me la Liegi è la corsa più dura che c'è come percorso e come durezza delle cotte che c'era. Quest'anno mi è piaciuto il finale, quello sì. C'è una regola che dopo 230 km si vede praticamente chi va. Qua c'è l'errore, secondo me. Ecco, tu hai parlato molto, Riccardo, del tra virgolette, hai detto insomma Valverde a quell'età con quell'esperienza si fa mettere davanti così come insomma un principiante. Ecco, allora, innanzitutto quando ti manca un po' le gambe può darsi che fosse anche meno lucido rispetto alla freschezza di Alaphilippe e di Pogačar, può anche darsi anche quello,
perché sai, quando ti mancano le energie magari rifletti, però da uno della sua esperienza, 41 anni, farsi battere anche da Godù probabilmente era perché era senza gambe, ma davanti non ci voglio mai andare. Oltretutto c'era anche un po' di vento in faccia, e io freno, mi butto da una parte, trovo il sistema di rimanere in una posizione di dietro, perché in 5 essere anche, se te vai a riguardare la volata, Pogacar era ultimo, cioè era quinto, era a ruota, si era messa a ruota di Alaphilippe, fine delle trasmissioni. Uno come lui, ora dice poi critichi sempre Valverde, no, io lo critico perché gli voglio bene, perché è un campione, un fuoriclasse, aveva dimostrato anche di andare forte alla Freccia, però può darsi anche che non avesse la lucidità in finale, magari era rimasto un po' a corto di energie, ma cioè farsi infinocchiare, dai. Cioè qui è a ruota di Alaphilippe che era messo male a un certo punto, e poi ora vabbè, qui c'è un salto di immagini, e avevano tutto il tempo per riflettere, per rallentare, e poi parte anche abbastanza lungo e qui lo passano. Pogacar era dietro e probabilmente grandi gambe. Però ecco, io l'ho vista così, poi non è che io naturalmente sono perfetto o indiscutibilmente quello che dico è legge. Vorrei sentire magari Michele che ne pensa. Glielo chiediamo subito, poi vengo da te, Luciano. Diciamo allora, che Michele Bartoli era uno che non andava in vacanza alla Liegi, questo lo possiamo dire per certo. Beh, poche volte mi è capitato questo. Sai, per quanto riguarda la volata, sì, anzitutto la posizione di Valverde, sono d'accordo con Riccardo, è sbagliatissima, perché quando si sta in prima posizione è la peggiore. Però devo dire una cosa, per come si era messa la volata, Valverde non era poi così sfavorito per qualora avesse fatto una volata come si deve, perché lui aveva 6-8 metri di vantaggio su Alaphilippe e 8-10 metri su Pogacar. A 200 metri dall'arrivo, a 250 metri dall'arrivo, e questo era un vantaggio, perché io consideravo Valverde forse il più veloce del gruppo, del gruppetto. Gli altri due più veloci erano Alaphilippe e Pogacar, ultimo e penultimo del gruppetto, quindi Valverde aveva già dei metri di vantaggio. Se solo ritardava la partenza, ammesso che avesse le gambe in ordine, difficilmente l'avrebbero superato, perché recuperare 8-10 metri a Valverde entro gli ultimi 200 metri garantisco che è molto difficile. Spesso mi sono trovato a dover recuperare e lo spazio non era sufficiente. È chiaro, poi gli altri hanno avuto una gamba maggiore e lo hanno passato. Comunque ha fatto un doppio errore: primo, mettersi nella parte anteriore del gruppetto, e il secondo errore è partire lunghissimo. Una volta che sei in quella posizione lì, sfruttala per quello che ti può portare di positivo, ed era ritardare il più possibile la volata, tanto più che a ruota aveva i corridori meno veloci, quindi si poteva accorgere tranquillamente se lo anticipavano o no. Poi avendo dei metri di vantaggio su Alaphilippe e Pogacar, anche se avessero iniziato lo sprint prima di lui, comunque se ne accorgeva, aveva il tempo di farlo. Quindi l'errore primario è stato quello di Valverde. Luciano? Michele, a prescindere la volata, però quello che mi ha un po' sorpreso di questa corsa, una corsa un po' strana, come ha detto appunto Riccardo, però la Ineos aveva corso bene tutto sommato negli ultimi 40 km dalla Redoute in avanti. Addirittura 25 km dall'arrivo erano usciti una quindicina di uomini con Yates, Kwiatkowski, Carapaz, ed erano rimasti fuori i grossi favoriti, tipo Alaphilippe, Valverde, Roglic, erano rimasti tutti fuori. Quell'attacco appunto di Carapaz mi è sembrato fuori luogo in quel momento, perché con 15 uomini in fuga, 3 Ineos, cercate di portare più vicino all'arrivo prima di un attacco così importante di Carapaz. Mi è sembrato una tattica di corsa molto discutibile questa.
Sono completamente d'accordo. In questo gruppetto c'era anche Pogačar, quindi un'altra squadra che non tirava. Valverde era rimasto con un solo atleta, perciò Roglic probabilmente non aveva nessuno. Fino a che andavano uniti il vantaggio saliva. Poi è venuta questa brillante idea a Carapaz di partire, dietro chiaramente si sono fermati e tutto è naufragato. Ma secondo me questo attacco qui aveva ottime probabilità di arrivare all'arrivo, ottime. Ineos sì, ha fatto più di un errore in questa gara. Sai, le gare, le classiche, Riccardo lo sa benissimo, sono molto più complicate da correrle di un grande giro. Grande giro, bene o male, è tutto scritto. C'è la salita per gli scalatori, la crono per difenderti o per guadagnare secondi. Bene o male, se hai una squadra forte, difficilmente si commettono errori che ti portano, che ti possono portare alla sconfitta. Nelle gare di un giorno, se non gestisci bene un chilometro, rischi di perdere la gara. E Ineos spesso ha dimostrato di avere delle lacune in questa gestione, di gestire il momento, ecco. E lì lo ha fatto più di una volta, secondo me. Ruggero, vengo da te, perché riprendo proprio le parole di Michele Barto, che dice una classica, proprio perché è su un giorno il confine tra una buona strategia e un errore che può risultare decisivo poi per la vittoria finale è molto molto più sottile. E la Ineos non è la prima volta che probabilmente nelle corse di più giorni ha la capacità di gestire una corsa. Nelle corse di un giorno spesso la troviamo che qualche errorino lo fa. Ci sono anche, oltre che corridori da classiche, ci sono anche squadre da classiche. Michele ce lo può dire, nel senso la Ineos comunque nasce da un team che ha una matrice vocata a gare a tappe e lo dimostra quando fanno un attacco corale e quando sono in forma veramente fanno la differenza. Nelle gare di un giorno c'è da dire che poi nel finale trovi corridori anche con una brillantezza diversa, tipo lo stesso Alaphilippe è un corridore diverso, se lo vai a confrontare in una gara di un giorno in un contesto di una gara a tappe, quindi ha molte più variabili, come diceva Michele, la gara di un giorno e quindi anche più difficile da gestire e più difficile da controllare. Chiaramente, come avete detto, Carapaz ha fatto una scelta tecnica che magari in una gara a tappe, anche quando vinse il giro, no? Ci ricordiamo, lo vinse con un attacco del genere, prese qualche minuto di vantaggio che poi mantenne fino a fine giro, però nella gara di un giorno le forze in campo sono diverse, sono di più perché tutte concentrate in quegli ultimi chilometri. Assolutamente sì. E quindi sono andati a prenderlo e poi è svanito tutto l'attacco della Ineos sulla Redoute, che comunque, come diceva Luciano, è stato anche un bel attacco che in quel momento ha fatto fuori anche diversi corridori, tra cui anche Alaphilippe. Però Pogačar era in tutti gli attacchi, Pogačar è sempre stato presente, quindi grande merito a questo ragazzo che oltre ad essere giovanissimo e forte ha anche un'intelligenza fuori dal comune. Michele, noi stiamo per rivedere una delle tue due Liegi. Innanzitutto io ti volevo chiedere se mai Jalabert ti ha fatto qualche agguato, perché insomma soffiargli due Liegi, Bartoli primo, in due anni consecutivi, Bartoli primo, Jalabert secondo, Bartoli primo, Jalabert secondo, io non so se poi nel corso della vostra vita Jalabert ti ha teso qualche agguato, qualche trappola, non lo so, magari diccelo te, però da un po' di anni a questa parte diciamo non ci sono italiani per le classiche. Michele Bartoli era il re delle classiche in Italia, perché? Ecco, lo vorremmo sapere da te. Ma beh, innanzitutto si nasce, no, con determinate caratteristiche, questo è alla base. E poi chiaramente sono i desideri che ti porti avanti da bambino, no?
quando inizi a guardare le gare in TV, guardi soprattutto determinate gare, un giorno desideri di vincerle e poi, se capisci più o meno di essere idoneo per poterlo fare, ti specializzi. E questo è quello che è successo un po' a me. Chiaro che inizialmente avevo anche la voglia di provarmi nelle gare a tappe e lo feci. Io il secondo anno da professionista arrivai nono alla Vuelta di Spagna, fui per tutto il giro quarto in classifica, che poi all'ultimo tappone interruppero la tappa a metà per pioggia, si ripartì dopo mezz'ora, mi congelai, uscii fuori di classifica e poi dopo riuscii nuovamente a ritornare nono. Io da quel giorno dissi basta, gare a tappe per me non funzionano, perché tre settimane di sacrificio per un giorno andato male, ti giochi una mesata, quindi rifiutai e mi dedicai soprattutto alle classiche. Però, ecco, tornando all'agguato di Gialaberte, non me ne ha fatti agguati veri e propri, ma me le ha date altre volte, quindi voglio dire, ci siamo scambiati molte volte gli ordini d'arrivo. Quindi diciamo non c'è una tipologia di corridore per cui un corridore nasce come esperto di classiche oppure esperto di corse a tappe. Cioè, te alla fine ci sei arrivato un po' per diciamo per esclusione. Io le corse a tappe proprio no. Vediamo no. Come vanno le altre. Diciamo che un forte atleta che sa andare in salita, sa andare in pianura, sa correre bene tatticamente, credo che Pogacar lo dimostra, Roglic lo dimostra, sì. Altri corridori lo hanno dimostrato, si possono vincere entrambe le discipline, purché tu abbia le caratteristiche giuste. È chiaro che quello che secondo me fa la differenza, soprattutto per atleti di pari caratteristiche, poi è veramente la testa. E Magrini, Riccardo lo dice sempre, cosa fa la testa, quindi lui ce lo può raccontare, perché poi quando dopo 10 giorni inizi a rigettare la fatica, non a non essere in grado di farla più, ma a rigettarla, la mente non te l'accetta più, e lì viene fuori appunto l'atleta da gare a tappe o da classiche. Ma è soprattutto una questione mentale più che fisica, di questo ne sono certo. Tu l'hai indossata la maglia rosa, Michele? Sì. Mi ricordo. Però purtroppo il Giro d'Italia l'ho fatto solo 2 volte per problemi di allergia, non ero veramente in grado di partecipare perché stavo troppo male in quel periodo e per un italiano, insomma, non fare il giro pesa molto, vi garantisco, tutte le volte che lo guardavo in TV era una mezza agonia. Poi era anche un ciclismo di specialisti, c'era Pantani, Tonkov, quegli anni lì, no? Sì, beh, certo, era lì, diciamo, cioè, che gli atleti da gare a tappe separavano proprio il loro programma e viceversa quelli delle classiche, no? Io andavo al Tour per prepararmi al finale di stagione, cosa che se tornassi indietro magari non farei. Però in quei momenti un po' le indicazioni delle squadre, dei preparatori erano quelle di preparare il periodo e quindi non si pensava di poter fare tutto, ma magari con un po' di accortezze lo si poteva fare. Prima, Luciano, di lasciarti, so che avevi delle considerazioni da fare con Michele Bartoli, volevo un giudizio proprio da Riccardo sulle parole di Bartoli. Ecco, Riccardo, c'è... chi è? Chi è questo? Perdone. Soli. Soli da giovane. Questo qua è James Wood, no? Glielo dico sempre, assomiglia a James Wood. C'era una volta in America. No? No, scusami, abbi pazienza. Allora, Maurizio, riusciamo a fare un dual box? Maurizio, voglio dire... Ruggero no, aspetta. Vediamo un po' se riesci a mettere Ruggero e questa foto... Sì, è vero. Guarda, secondo me la cosa che assomiglia di più è il ciuffo. Il magro mi pensa. Che non è come il mio, che è irto. Pensa a Magrini, mi risponde anche prima della diretta del Romandia. Io vado a letto con questa foto e penso a Ruggero, capito? Cioè, lo vedo. Pronto, magro, dove sei? La diretta del Romandia. Ah, vabbè, ciao. Riccardo, quando ho invitato stasera Ruggero, mi ha detto: ma per carità di
Dio, mica c'è Santoni, mi ha detto. Anche perché stasera sulla tattica Ineos ne avrebbe avute. Lo salutiamo, Vincenzo. Ciao, sulla tattica Ineos immagino che cosa avrebbe detto. Però insomma, sulle parole di Michele, Riccardo, è vero, la testa poi in realtà ti rende un corridore, può aiutarti a renderti un corridore specifico per una cosa o per un'altra. Guarda, io sono una persona, mi giudico una persona abbastanza intelligente, quindi dotato di una buona testa, però se non hai il fisico e se non hai le gambe, ora lui è stato molto modesto, ma noi siamo qua di fronte a un corridore che aveva prima di tutto una classe cristallina, è stato un grande campione. Michele, forse la testa Michele non ce l'aveva per essere proprio il top dei top dei top, se mi permette Michele, perché lui aveva una classe che molte volte non ci ha creduto, perché ne ha vinte poche di quelle classiche che ha vinto, e ha vinto delle classiche fenomenali, cioè il fatto di vincere sia nelle Ardenne che sulle pietre è lì che te lo dice, no? Ma poi su tutte le cose che ha vinto Michele è veramente un corridore di grandissima classe. La testa fa molto, questo sicuro, certo che fa molto, e te lo ha dimostrato. Il problema suo era veramente la primavera, cioè la primavera, fine primavera, inizio dell'estate, che c'era questo ruolo di allergia al polline. Fortunatamente gli incominciava dopo la zona che insomma te guarda come pedala, guarda come che classe, cioè noi siamo stati tutti e tre corridori, Luciano, Ruggero ed io, ma insomma avere un corridore così guarda qua, cioè ti si apre il cuore, no? Un corridore oggi italiano che fa le cose che faceva Michele, ti si aprirebbe veramente il cuore. Poi insomma, al di là di tutto, ha fatto una carriera fantastica, ora è sempre dentro il giro. Ci sto lavorando. Il grande, che è successo? Non so, forse è partito qualche Siri su qualche telefono. Ah sì, forse sì. Forse il mio che ci sta lavorando. Ha detto, vabbè, siamo qui tutti. Grazie. E quindi ho la dimostrazione anche dell'amore che ha per la bicicletta. Lui segue sempre, vabbè, fa il preparatore, c'ha tanti corridori sotto i suoi insegnamenti. E questo è importante, perché tanti anche corridori che hanno fatto anche delle buone e discrete carriere poi spariscono, non si vedono più. Invece Michele è sempre sul pezzo, è molto attento, ha delle analisi lucide e quindi mostra di avere la testa, ma da corridore magari qualche volta non era la testa, perché non è che gli mancasse la testa, magari caratterialmente cedeva in momenti dove poteva, cioè, ma ragazzi, ma guardate qua, guarda la posizione. Poi la posizione che aveva lui era unica. Dove metto le mani, Magro? Uno è? Dopo, la posizione che è stata proibita la prima volta, si è vista qua. L'hai fatta te? L'ho fatta io. Eccola lì. Ma infatti, ma te come Roger De Vlami, che per esempio era un altro che aveva delle caratteristiche molto particolari in bicicletta, qui hai fatto vedere giustamente la posizione proibita, che mi garberebbe sapere che c'hanno nel cervello, non lo so io, perché poi dopo si sta parlando, siamo al cospetto stasera, a parte grandi ospiti, perché questa trasmissione veramente ha solo grandi ospiti. A parte Santoni, che ogni tanto capita, però al di là di quello sono gli ospiti, però se ti sente, no vabbè, ma io me lo posso permettere, perché con Vincenzo ho un buon rapporto, però ragazzi, qua si sta parlando di classe pura, con biciclette che oggi come oggi, ecco, per esempio una domanda che farei a Michele, che è molto attento alla bicicletta e tutto: cosa avresti potuto fare con le biciclette di oggigiorno? Beh, mi piacciono molto, devo dire la verità. Sono
molto aerodinamiche, reattive. Il rendimento obiettivamente ne guadagna, però sai, è una cosa che ne guadagniamo tutti, no? Quindi alla fine mi ci voleva una bici di oggi 15 anni fa, allora un po' di differenza magari si sentiva, davvero. Comunque le bici sono le sto provando anche più di un modello e sono delle bici veramente fantastiche, guarda, devo dire la verità. Ma Michele, avevi fatto anche un telaio, no? A nome tuo, giusto? Sì, io sto utilizzando quello, sono telai di alta tecnologia, guardano molto all'aerodinamica, al peso, alla leggerezza, quindi però ecco, diciamo che i telai che utilizzo io con il mio nome sono per me, ecco. Non è niente di particolare, mi piace ogni tanto farmi costruire delle bici sotto le mie indicazioni per capire quello che si può fare. Però è vero, si ha ragione. Posso intervenire? Sì, vai, posso... No, ci mancherebbe, casa tua questa. Tutti vogliamo fare le domande a Michele. Poi Ruggero, ci mancherebbe, chi sono io? Michele, io ti ho conosciuto nel 94-95 perché eravate qui a Monte Silvano in un albergo, io ho smesso di correre nel 90, e veni a trovare Antonio Salutini, che era un massaggiatore, è stata una figura molto ma molto importante per me, ma soprattutto anche per Riccardo, anche per me e anche per te. E parlando un po' di ciclismo, ma tu eri passato da una stagione, probabilmente due, mi disse: guarda Luciano, c'è un corridore che veramente questo è un campione. E gli dissi: ma chi è questo corridore? Michele Bartoli. Effettivamente Antonio Salutini azzeccava tutto, perché lui era è stato un corridore, è stato un massaggiatore, è stato un tecnico, è stato uno che di ciclismo veramente non sbagliava niente. E su questa gloriosa carriera che hai avuto, non ti sembra che ti possa mancare un mondiale, una Sanremo, qualcosa ti manca o hai qualche rammarico, qualche situazione che... Qualche rimpianto, insomma. Qualche rimpianto, ecco. Un mondiale magari due volte terzo, ma uno dei due potevi anche centrarlo. Sì, beh, assolutamente il mondiale è chiaro che poi è una cosa che chi non la vince gli manca, no? Perché credo che sia fra la vittoria più bella, ma quella che sto facendo in questo momento non ce la cambierei, devo dire la verità. Però comunque il mondiale... rappresenta veramente il tuo... fiore all'occhiello della tua carriera professionale. Sì, questo era proprio il mio desiderio di bambino, proprio veramente, veramente. Beh, tornando ai rimpianti, il rimpianto vero è la Parigi-Roubaix. Noi mondiali quantomeno ci ho provato, no? Sono andato vicino, magari potevo averlo vinto se le interpretazioni tattiche erano migliori. Questo sicuramente è un po' mi brucia ancora, no? non averlo fatto. Però il vero rimpianto è la Parigi-Roubaix. Io l'ho fatta un anno solamente, l'ultimo anno della mia carriera, che poi dopo ho deciso di smettere, avevo ancora un anno di contratto, ma purtroppo era una squadra sbagliata, con concetti un po' lontani dal mio modo di fare ciclismo, e decisi di smettere. Però partecipai a quella Roubaix lì, e praticamente mi trovai, ci rimasi, ci andai con quei cinque che poi sono arrivati all'arrivo, no? Io forai sull'ultimo tratto in pavé, sul Carrefour dell'Arbre, però feci tutta una gara di attesa, non affondai mai, non feci mai la mia azione per tentare un qualcosa, proprio perché era la prima gara, mi trovavo in compagnia di Museu, di Van Petten, corridori che l'avevano già vinta, quindi ho detto: beh, stompo su di loro, poi vedo. E io al momento della selezione mi aspettavo questa famosa accelerata sul pavé per capire se ce l'avessi fatta a rimanere con loro, e mi accorsi che l'accelerazione era stata fatta quando forai, che mi fermai sulla destra per cambiare la ruota. Io non pensavo di essere rimasti in sei,
ma eravamo rimasti in 6. Quindi pensai, oddio, l'accelerata l'hanno data, ma probabilmente io avevo nelle gambe ancora quelle riserve che mi potevano consentire di rimanerci con facilità. E poi da lì, vabbè, arrivai all'arrivo, purtroppo non fui in grado di cambiare la ruota veloce, perché le moto non c'erano, le ammiraglie erano a 2 minuti, e quindi niente, andò male. Però mi accorsi che per me la Roubaix probabilmente era quella gara che poteva essere la migliore di tutte, perché in tutte le altre che ho vinto ho sempre fatto una fatica enorme, ma enorme. Roubaix, non, onestamente, in tutta onestà, non è per vantarmi o per dire qualcosa di esagerato, ma fino a quel punto lì non ero mai stato al di sopra di un'intensità di sforzo media, ecco. E quindi questo è il grosso rimpianto mio, la Parigi-Roubaix. Poi l'esco male, sai. No, io Michele non gli volevo chiedere qualcosa di personale, perché poi quel periodo che lui ha corso, diciamo nella seconda parte della sua carriera, c'ero anch'io, e quindi lui aveva veramente una concorrenza pazzesca, quindi i podi ai mondiali o le gare che non ha vinto, e perché veramente c'era tanta tanta abbondanza di campioni, e adesso da qualche anno un po' si sta tornando ad avere quei campioni, diciamo, ricorrenti, no? Dai Roglic ai Pogacar, agli Alaphilippe, quindi si sta ritornando un po' al ciclismo che era il nostro, mio di Michele, dove c'erano dei punti fermi. No, io ti volevo chiedere, in realtà, dal momento che fai il preparatore, Michele, mi chiedo, me lo chiedono spesso, cioè, si dice che si va forte, si va più forte, molto probabilmente è anche vero, e parte, l'abbiamo visto, dipende dal mezzo tecnico, dalle ruote che sono sicuramente migliorate, ma poi io non ci credo tantissimo che infatti i tempi in salita poi addirittura nel post nostro ciclismo erano scesi, adesso ho visto che sono tornati ai nostri tempi, perché se vai a vedere il Poggio ci hanno messo un ottimo tempo quest'anno, il Wii alla Filippi ha fatto il record, quindi adesso si sta avendo veramente dei tempi. Cosa è cambiato nella preparazione nostra alla preparazione che fanno oggi? Cosa mi dici? Io, Ruggero, devo dirti la verità che ai miei tempi la preparazione atletica assumeva già una parte importante. Io la paragono quasi come oggi, cioè io, se devo dire che la programmazione dei miei atleti oggi è molto differente da quella che facevo io o che magari faceva il mio gruppo, la mia squadra, non è così, è molto simile. Poi è chiaro, si cambiano delle sfumature, ci sono strumenti che ti portano a capire che probabilmente è meglio fare una cosa in un certo modo piuttosto che nell'altro, riesce ad assecondare un po' di più le caratteristiche degli atleti tramite anche tutte le informazioni che si ricevono dal mezzo meccanico, perché ora si è collegato, riesce ad avere la temperatura del corpo, riesce ad avere quanto ossigeno circola nei muscoli, i batte che fai, il cuore, appunto, riesce ad avere una miriade di informazioni che, se interpretate nel modo giusto, possono aiutarti. Però ti dico, sono anche d'accordo con Riccardo, quando in TV lo seguo tutti i giorni, dice che non bisogna esagerare con queste cose, ed è vero, perché poi con tutto quello che ti ho appena detto, a me quello che interessa di più è il parere dei miei atleti, come stanno, dove hanno iniziato ad avere mal di gambe, cioè le cose che andavano 30 anni fa. Quindi è chiaro che è un aiuto, la tecnologia è un aiuto, però i fondamentali rimangono quelli: mal di gambe e sensazioni dell'atleta. Quindi, quindi stai confermando che chi ha corso negli anni 2000, come abbiamo corso noi, comunque abbiamo utilizzato il cardio, comunque abbiamo utilizzato il potenziometro, più o meno quello è. Non è che chissà cosa fanno, no, di diverso. No. Forse io ho notato una cosa, forse perché, che ne so, poi quest'anno in particolare col Covid, che Giulio Ciccone è in altura e si allena da solo, Nibali idem. Ti ricordi i tempi nostri? Io mi ricordo che comunque noi andavamo in gruppo, facevamo molto più gruppo di quanto lo fanno adesso,
e forse solo gli americani con Armstrong che vivevano a Gerona, uno a destra, uno a sinistra, andavano soli. Sì, sì, beh, ora sì, sì. Beh, ma sai, diciamo è un po' la metodologia anche del singolo atleta. Ci sono degli atleti che stanno anche volentieri da soli, vanno in ritiro da soli, vanno in altura da soli, perché gli piace proprio gestire le ore di allenamento in un modo più individuale, no? Ma però anche da questo punto di vista, secondo me, ecco, una cosa che è cambiata è l'altura. L'altura, sì, quello sì, poi, quello sì. Anche a giudizio mio, a volte si esagera anche in questo, perché un atleta corre e va in altura, corre e va in altura, corre e va in altura. Io personalmente non condivido appieno questo sistema di gestire i mesi, perché poi l'altura non porta solo vantaggi, no? Porta anche degli svantaggi risaputi da tempo. Voglio dire, in altura la qualità dell'allenamento in sé per sé cala molto. Non riesci e questo l'ha detto anche a fare i fuori giri che puoi, bravo, fare giù. Cioè, in altura ti alleni, se stai 20 giorni in altura, 3 settimane, ti alleni con 50 watt di meno. Quando si arriva a 2000 metri hai un'intensità di lavoro muscolare molto ridotta. E quindi questo, secondo me, a lungo andare non è un grosso vantaggio. Poi quando scendi, Michele, che io facevo a Toluca un mese con Danilo, e poi facevamo Livigno dopo il giro, oppure io Campo Imperatore, qua sempre con Danilo, e poi quando scendi non hai la gamba fluida, brillante, cioè non è che tutti riescono ad avere il ritmo di gara. No, no, è vero, hai ragione, hai perfettamente ragione, insomma, richiede anche un po' di adattamento poi, e se ne fai, a giudizio mio, troppa, questi periodi di adattamento diventano enormi. Alla fine sei giù per ricorrere la condizione, poi è vero che magari all'appuntamento ci arrivi, ma ci arrivi soffrendo e rischi a volte di non essere competitivo. Noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, poi ovviamente riprenderemo tanti gli argomenti, tanto abbiamo tempo, abbiamo ancora un'ora, cioè a quest'ora io già cominciavo a fare quasi il conto alla rovescia, invece adesso dico vabbè, tanto c'è un'altra ora. Riccardo se la ride, è contento, anche te te la ridi, se la ridete tutti. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Thank you.
Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Eccoci rientrati per la seconda parte di Velo. Durante la pubblicità ho preso la reprimenda dal Maurizio in regia che mi ha detto: oh, guarda che devi sempre considerare mentalmente che quel quarto d'ora non ce l'hai, perché altrimenti corri il rischio di andare lungo. Quindi non ho fatto in tempo ad esultare per avere un'altra ora, che subito ho preso il cazziatone, come si suol dire. Riccardo, però, intanto, visto che abbiamo parlato di italiani vincenti, oggi al Romandia abbiamo visto una bella volata di Sonny Colbrelli. E ci fa particolarmente piacere. Ieri avevamo visto la volata di Sagan, oggi è arrivato il nostro turno. Sì, ha fatto una bella volata, un po' rischiosa, perché comunque è partito abbastanza lungo anche lui. È stato bravo Damiano Caruso a portarlo fuori bene. E, diciamo che era avvantaggiato perché grandi velocisti, cioè era forse il più veloce, anche se di velocisti ce n'era lì dentro. Non ho capito bene la tattica della UAE, perché erano tre, hanno fatto terzo, quinto e nono, e quindi noi si sa quando succede queste cose non è tanto bello, no? Perché probabilmente se Diego poteva dare una mano a Hirschi e poteva magari essere diverso l'ordine d'arrivo o viceversa. Però tutto sommato a noi ci fa piacere, perché ieri aveva perso malamente da Peter Sagan, che è finito, che sapete, no? Peter Sagan è finito, no? Lo sapete tutti, no? Cioè, certo, come no? Soprattutto abbiamo visto anche la prole, insomma, che già si diletta con Scalini, sì, Sterrati e quant'altro, insomma, ha già cominciato a preparare il post. Quello è bello, però ho visto anche il figliolo del Cecco, che Oscarino è su quella falsariga lì, cioè i bimbi crescono con quell'idea lì. Però è stata una bella volata, cioè sono state due belle volate, clamoroso il trittico davanti al prologo. Non mi aspettavo una prestazione così bella da parte di Geraint Thomas, mentre di Porte me lo aspettavo, e mi aspettavo anche e c'è gente che si è preoccupata della prestazione di Filippo Ganna, che a me non mi ha preoccupato per niente, perché era un prologo di 4 km un po' particolare, con un arrivo in salita particolare. Noi siamo stati tutti corridori e abbiamo corso le strade in Svizzera. Io lo sto dicendo da 3 giorni che le strade in Svizzera sono
Non lo so, cioè, io non ci trovavo mai rapporto, non so se Michele o Ruggero o Luciano, Luciano me lo ricordo perché Romandia l'ha fatto nell'83, e mi ricordo un gran premio di Zurigo che io mi ritirai sotto la pioggia e lui era già in albergo, quindi anche lui insomma non è che era... Ma Riccardo, ti ricordi a Romandia la mattina della prima tappa c'erano 20 centimetri di neve? Sì, io me lo ricordo perché me l'ha raccontato, perché io ero al Giro del Trentino e feci quarto in classifica generale, mentre te sei andato a Romandia. Romandia un anno, Riccardo, ci siamo svegliati la mattina, c'era 20 centimetri di neve, noi sì. Brillantemente andammo a comperarci una tuta della Descente. Ah sì, della Descente, bellissimo. Quella lì era fantastica, quella tuta lì io non la trovo più e pagherei qualcuno perché io l'avevo presa una gialla e una celestina. Allora, sì. Maurizio, hai adesso il tempo, mentre Luciano continua, di trovare, se trovi su qualche sito e-commerce, la compriamo live questa tuta. Era una tuta, Riccardo, era una tuta in neoprene, leggerissima ma in neoprene. Addirittura dopo nevicava una giornata, noi brillante idea con questa tuta, andammo alla partenza, niente. Dopo 20 chilometri ci siamo staccati tutti quanti perché non respiravamo più, te lo ricordi questo? Era bellissima, pensa che io quella tuta lì che marca era? Perdonami, Descente. Io quella tuta lì ho usufruito, quella tuta lì, quando ti ricordi noi facemmo insomma come squadra, eravamo una delle prime squadre ad adottare le nuove metodologie dell'allenamento e Ferretto Ferretti, che era il nostro preparatore, ci faceva i test e io imbecille feci un test a Varese sulla pista e mi misi la tuta che aveva un cappuccio anche, quindi io con questa sembravo un palombaro per fare il tempo e per fare la prova, insomma per il metodo Conconi era molto empirico Michele in quel periodo lì, perché si passava di lì e si diceva 130 140, sì, era uno spettacolo e alla fine risultai con una velocità di soglia simile a quella di Mosè, 47,8 era una 47,8 di velocità di soglia, perché a quel tempo si misurava anche la velocità di soglia e quindi ero tutto contento e naturalmente tutti contenti perché il test era risultato positivo, buono. Però non avevo fatto il conto che avevo usato questa tuta che era aerodinamica, tant'è vero che quando poi si arrivò al Giro di Toscana questa è molto moderna. Non è questa, era una roba spaziale, ce l'avevamo solo noi, 350.000 lire mi sembra, più o meno. No, mi sembra di più Riccardo, mi sembra di più, forse 400. Cioè, avete speso tutto per questa... Un mese di stipendio, Per una tuta. A proposito di neve, allora, visto che eravate due palombari praticamente ed eravate forse più pronti per un super gigante che per una corsa ciclistica, mi sembra ideale la connection per dare la buona serata al sindaco di Rocca di Cambio, Gennaro Di Stefano, che è in collegamento, a cui do la buona serata. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Allora, buonasera. Eccoci qua perché lo ricordiamo sempre che il suo comune sarà protagonista tra qualche giorno della tappa numero 9, quella che poi fondamentalmente con l'arrivo in salita proprio a Rocca di Cambio ci stuzzica, ecco qua, questa è l'altimetria, ci stuzzica particolarmente perché insomma poi sarà domenica 16 maggio, sarà una domenica, c'è la possibilità di sedersi davanti alla TV oppure magari non so che tipo di limitazioni ci saranno per andare a vedere la tappa, però per vedere delle immagini bellissime, alcune, e ringrazio Germano D'Orazio che ce le ha fornite, questo è il sopralluogo di RCS, ci sono delle immagini nell'altro file dall'alto che sono fantastiche, che fanno vedere più o meno
quello che dovrebbe, eccolo qua, questo è lo scenario più o meno che si troveranno di fronte i corridori impegnati nella corsa rosa. Sindaco. Sì, questo è lo scenario, abbiamo ancora tanta neve su quella zona di Campo Felice. Campo Felice insiste sul territorio di Rocca di Cambio e stiamo lavorando appunto per preparare la strada che poi porta su all'arrivo a 1460 metri, a 1560 metri. E stiamo lavorando sulla risalita della strada, cercando di compattare, di togliere neve. Ci sono circa ancora sulla parte alta 2 metri di neve, pertanto abbiamo lavorato con i gatti delle nevi, abbiamo pulito quasi tutta la strada, adesso ci dedicheremo al fondo stradale per compattarlo bene. Luciano, volevo fare una domanda al sindaco. Signor sindaco, buonasera e la ringraziamo per l'intervento. Mi hanno detto che l'idea di far arrivare questa tappa a questa altitudine, ma sfruttando anche 1800 metri di sterrato, e di Andrea Mammarella. Andrea Mammarella che è un maestro di sci, ma è un grande appassionato di ciclismo. Ma l'idea di arrivare addirittura su questo sterrato, poi com'è nata, perché è nata e perché si vuole arrivare addirittura su un tratto di sterrato? Ma l'idea sì, è di Andrea Mammarella, è nata l'anno scorso durante il mese di settembre. Ci siamo visti e abbiamo parlato un po', poi a lui è venuta l'idea di arrivare lì su questo sterrato in quota e è stato accettato un po' da tutti. All'epoca ne parliamo sia con la stazione di sci Campo Felice, con i proprietari, col comune, con gli amministratori ne ho parlato io, e l'idea di Andrea poi alla fine l'abbiamo portata, diciamo, a termine, e abbiamo deciso di fare questo sterrato, anzi addirittura si voleva arrivare un po' più su, proprio al valico della Brecciara, che poi non abbiamo abbandonato l'idea perché non c'era molto spazio lì d'arrivo, l'arrivo quello sulla Brecciara. Invece qua sotto c'è più spazio, mancano 400 metri per arrivare su, però è bellissimo anche qui. E con Andrea e con Lallini l'anno scorso decidemmo di fare questo, di provare questa avventura, e adesso siamo alla parte conclusiva e speriamo di riuscire e di fare bella figura. Signor sindaco, Rocca di Cambio ha aperto molte volte la porta al Giro d'Italia. Addirittura in precedenza fino al 2012, l'ultima volta, che era la quarta volta immagino. Sì. Cosa pensate che vi possa lasciare una tappa del Giro d'Italia in eredità? Ma nel 2012 arrivò il Giro a Rocca di Cambio, eravamo subito dopo il terremoto e sfruttammo quell'occasione per rilanciare il paese che praticamente era chiuso, era abbandonato, avevamo appena iniziato la ricostruzione, e Rocca di Cambio è un paese turistico, quindi ha bisogno di visibilità, e noi in quel momento scegliemmo la tappa del Giro per dare visibilità al paese e far vedere ai turisti che poi vengono qui e sono nostri ospiti che le cose stavano andando molto bene, che si poteva tornare nel paese, si poteva venire a passare qui le vacanze estive. E devo dire che quella scelta fu una scelta giusta, perché poi durante l'estate c'è stato il pianura. Ci auguriamo che sia anche oggi questa una scelta giusta, perché dopo la pandemia speriamo che per il 16 di maggio ci sia qualche cosa di più aperto, ma ridare visibilità al posto, lei deve considerare che la stazione di sci quest'inverno è stata chiusa, pertanto una stazione di sci dove sabato e domenica vengono 10.000 visitatori, tenerla chiusa è stato un grosso danno a tutta l'economia locale, al paese di Rocca di Cambio, al paese di Rocca di Mezzo, tutto l'altopiano. Qui sulla stazione lavorano circa 300 persone, senza considerare 3 scuole di sci con 100 maestri a scuola, pertanto è stato un grosso danno, e questa opportunità di fare la tappa, di dare visibilità, di far capire che ci stiamo muovendo per cercare di ritornare alla normalità, potrebbe essere il giusto veicolo.
Michele, te la sentiresti ti sarebbe piaciuto fare una tappa del genere con questo arrivo? Sì, ho visto un po' anche l'altimetria di tutta la tappa, è una tappa esigente, praticamente si sale e si scende, è una di quelle tappe che se vengono affrontate con decisione daranno un bello spettacolo, lo spazio per fare davvero divertire il pubblico c'è. Vediamo l'intenzione degli atleti, però sì, è una tappa che sicuramente quell'atleta che arriverà vittorioso ne andrà molto ma molto soddisfatto. Riccardo, so che te sei, quando si arriva in qua, soprattutto sulle montagne abruzzesi, sei sempre particolarmente sensibile al richiamo dell'altura della neve e non solo per questioni ciclistiche. Io vorrei intanto precisare, Andrea Mammarella è un istruttore nazionale e non è un maestro di sci, caro Luciano Rabottini, che te di sci non sai nemmeno mettere, quando siamo andati a St. Moritz, cioè proprio non sapevi neanche dove, se mettevi le punte davanti o di dietro. Comunque, buonasera signor sindaco, guardi, io sono fiducioso e sono convinto che il Giro d'Italia quest'anno sarà in tema con i colori di quest'anno e della pandemia, perché il colore dell'Italia sarà solo rosa e sarà una rinascita del nostro paese. Ma lo dico fermamente convinto, l'ho detto anche in occasione della presentazione della tappa un po' più in là, dopo 10 giorni, Abbiategrasso Alpe di Mera, che è un'altra località che ha subito come voi in tutta Italia questo blocco degli impianti sciistici, con tutto questo ben di Dio che ci è venuto giù dal cielo quest'anno. È veramente, io che sono uno sciatore e fortunatamente sono andato un giorno a sciare a Colere, perché un mio amico, forse lo conoscerà anche probabilmente, Martino Berlingheri, mi ha messo nella lista. Martino, un grande sciatore, e quindi mi sono levato la voglia per 2 giorni. Verrei anche con lei, se ci fosse la possibilità, perché magari quei 2 metri ancora sono sciabili, e con Andrea Mammarella ci farei anche una bella sciata. Ma stia tranquillo signor sindaco, sarà una rinascita, è fatto proprio bene, una bella tappa, una tappa di domenica, faremo una grande pubblicità, io naturalmente ci infilerò un po' tutti i miei amici sciatori quel giorno nella telecronaca, però stia tranquillo che sarà, ha fatto proprio bene, e sono convinto di quello che dico, perché la pandemia che ci ha costretto un anno e forse anche di più a costrizioni vere, sarà in occasione del Giro d'Italia la rinascita del nostro paese. Sì, devo essere contento. Grazie. Insomma. Quindi lei è d'accordo con me e io la ringrazio e la invito a venire a sciare qui da noi. Verrò senz'altro. Riccardo ha già preso appuntamento per una trasmissione fino a mezzanotte e almeno per 4-5 località sciistiche dovete andare a sciare in Abruzzo. Ha un'agenda fittissima. Prego sindaco, l'ho interrotto. No, dicevo, se poi mi porta i saluti a Martino Berlinghieri sono felicissimo. Certo, senz'altro. Le rinnovo l'invito, così facciamo una discesa io, lei e Andrea Mammarella, come diceva lei che è istruttore nazionale, noi ne siamo orgogliosi perché Rocca di Gambio è un piccolo paesino, ma ci sono tanti maestri di sci e lui è l'unico istruttore, diciamo, qui sull'altipiano, ma è uno dei più bravi che c'è in Italia, pertanto. Ma lo conosco bene io, sì, sindaco, lo conosco bene, come io ho visto dalla sua faccia che lei non è un sindaco normale, lei è un sindaco sciatore e quindi probabilmente anche maestro, allora gli porterò anche i saluti a Giampiero Danti, che è sicuramente, insomma, lei conosce, è stato sindaco della Bertone, e quindi quest'anno poi si passa da Sestola, insomma, c'è, è il mio giro. È il tuo giro. Bellissimo giro. Assolutamente sì. Di nuovo benvenuti a Bello, la rubrica di sci dedicata di TV6. Ruggero, te la conosci, insomma, la conosci la Rocca di Gambio? Di Gambio? Guarda, ti piace, interessante? Io la conosco, guarda, vorrei dire molto bene, perché nel 2002
2002, credo, sì, 2002 ci fu un arrivo della Tirreno Adriatico. Uh-huh. Vinse Danilo e io fui l'ultimo a saltare dalla sua ruota e avevo la maglia verde del Gran Premio della Montagna che poi vinsi in quella Tirreno. E poi noi con l'Acqua e Sapone facevamo tante volte ritiri a Rocca di Cambio, poi per poi scendere, andare al lago del Campo Tosto, di Campo Imperatore, quindi una zona che per allenarsi è molto bella. Ci portai anche gli Arno Trulli, il pilota di Formula 1, uh-huh, a allenarsi su quella zona. Ma te sai sciare? Guarda, io non ho mai, quando ero piccolo, forse mi ci ha portato qualche volta mio zio Enzo Dinisio, che è il proprietario di Caffè Mocambo. Io credo che a quei tempi, non lo so, mi ricordo che era forse costoso sciare, quindi i miei genitori non mi importavano a sciare. E invece quindi no. Da qualche anno porto mia figlia e quindi insieme prendiamo lezioni e quindi con mia figlia scio. Assolutamente. Oh, sindaco, tra poco la salutiamo, la lasciamo fare un appello a tutti quelli che ovviamente domenica 16 maggio chi avrà l'opportunità di mettersi davanti ai teleschermi, magari con la telecronaca di Luca Gregori e Riccardo Magrini per la tappa, o magari farsi un giro, non solo adesso appena si potrà, non solo per il 16 maggio, anche dopo, anche prima. Certamente. Invitiamo tutti a guardare questa bellissima tappa in TV e invitiamo tutti, appena è possibile, che ci saranno le possibilità di tornare a fare una vita normale, di venirci a trovare qui su Rocca di Cambio, sull'Altipiano dell'Europa. Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato per far sì che questa tappa si potesse svolgere qui a Rocca di Cambio, quindi ringrazio Maurizio Formichetti, ringrazio Ivan, ringrazio Andrea Mammarella, ringrazio tutti gli amministratori che mi stanno aiutando in questi giorni e ringrazio voi per quello che fate per il ciclismo. Grazie. Assolutamente, dovuto. Grazie sindaco, grazie al sindaco Gennaro Di Stefano, ovviamente buon lavoro, perché insomma di lavoro ce n'è tanto, però siamo certi che come di consueto la nostra regione saprà regalare il solito spettacolo che pochissime regioni riescono a dare. Grazie sindaco. Buonasera, grazie. Grazie a Gennaro Di Stefano per essere stato con noi. Oh, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima volta, però, visto che voi avete parlato di preparazione, poi ne continuiamo a parlare, però questa sera la rubrica La bici in 200 secondi di Moreno, del nostro Moreno di Rabbio, capita a pennello, perché parla di alimentazione peso. Io adesso ho la cravatta. E voi come no, dai, siete tutti in forma. Io Riccardo. No, io guarda, riesco ad arrivare anche al bottone, quindi non penso. Invece Michele è magrissimo. Michele, sì. Sei magrissimo, ma la settimana scorsa è stato con noi Maurizio Fondriest, ma anche lui magrissimo. Ma quanti chilometri fate ancora in bicicletta? Ma io non ne faccio molti, a periodi magari sì, ma appunto potrò chiudere l'anno con 12.000 chilometri, non tanti, però quello che mi diverte sono i rumi. Scusa Michele, ti sei perso la reazione live quando ha capito la cifra, quando hanno capito la cifra. 12.000 chilometri è un bel pedalare. Beh, Michele. Sono 1.000 chilometri al mese. Sì, più o meno quelli. Sì, sì. Va bene. Allora, ci vediamo la rubrica La bici in 200 secondi di Moreno Di Labio, che questa sera dà spazio alla dottoressa Stefania Leva, che ci parla proprio dell'alimentazione, insomma, per chi vuole andare in bicicletta. La bici in 200 secondi. Cari amici di Velò,
uno dei pilastri della prestazione sportiva è la nutrizione. Per questo ho chiesto alcuni consigli a una professionista del settore, una nutrition expert, che è la dottoressa Stefania Leva, a cui lascio subito la parola. Buonasera telespettatori di Velo, sono la dottoressa Stefania Leva, dietista e sport nutrition expert, e vi accompagnerò in questi appuntamenti con delle pillole di nutrizione sportiva. Vorrei iniziare parlandovi del peso. Allora, sappiamo tutti che oggi come oggi il rapporto peso-potenza e il peso in sé sono dei parametri molto importanti nell'ambito degli sport di endurance e del ciclismo in particolare. Sicuramente questo è vero, ma molto spesso assisto anche ad una ricerca spasmodica di un peso eccessivamente basso che molto spesso non si accompagna ad un ottimale stato di salute. Ecco perché vi voglio prima di tutto dire che il raggiungimento di un peso basso non deve essere lasciato al fai da te, ma deve essere un percorso graduale e guidato da un professionista della salute, un esperto in nutrizione, possibilmente anche in nutrizione sportiva, visto che parliamo di ciclismo. E questo percorso, guidati da una figura professionale, sicuramente riuscirà a farvi raggiungere il giusto compromesso fra un peso basso, delle buone performance e soprattutto un ottimale stato di salute. Quindi questo è il messaggio più importante. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, chiamiamoli così, di un peso eccessivamente basso con un allenamento intenso sempre presente, sono diversi. Primo fra tutto troviamo l'immunosoppressione, ovvero un'alterazione nella funzionalità del sistema immunitario che diventa più fragile. Troviamo inoltre una fatica cronica, un minor adattamento agli allenamenti, una minor resistenza negli allenamenti. Troviamo anche una scarsa densità del tessuto osseo. Possiamo anche trovare nelle donne amenorrea, quindi salto del ciclo anche per diversi mesi o anche peggio, e anche anemia sia negli uomini che nelle donne, quindi un abbassamento dei livelli di ferro che comportano sicuramente delle performance peggiori. Inoltre troviamo anche catabolismo, ovvero perdita di tessuto muscolare. Questo perché l'organismo, che è una macchina perfetta, tende a salvaguardarsi e quindi a bruciare il muscolo a scopo energetico piuttosto che a sfruttare le riserve di grasso che non sono così alte. Inoltre, negli adolescenti e nei ragazzi in genere si possono creare delle situazioni ormonali tali da rendere imperfetto l'accrescimento. Quindi tutte queste condizioni, come potete capire, sono sicuramente molto importanti e anche gravi se protratte nel tempo. Quindi attenzione al peso e fatevi guidare da un professionista.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Zero.
Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Per chi ci segue in diretta, ultima parte di Velo, insomma abbiamo parlato di alimentazione, mentre parlavamo di alimentazione Riccardo. Vabbè, ma non si può far niente. Sì, ma ragazzi, però tu ti metti con l'ovetto davanti alla tua camera, ma lo facevo di cioccolato. Ma lo facevo vedere a Michele, ora che voi siete delle spie, cioè io lo facevo vedere a Michele. T'ho fatto vedere l'ovetto. L'ovetto, sì, sì, quello ero curioso di vedere l'ovetto. Quello che ti avevano regalato, ma mica per mangiarlo. Certo. No, perché mi era avanzato per Pasqua. Ti era avanzato dal Fiandre. So che volevi continuare il discorso che avevamo interrotto prima del collegamento con il sindaco sulla preparazione. Con Michele Bartoli, sì, su quale aspetto volevi focalizzare maggiormente la tua attenzione? Innanzitutto ti ringraziamo tanto perché è da settimane che speravo di averti qui perché Michele, abbiamo avuto ospiti ex corridori, Petacchi, Fondres, Chioccioli, Chiappucci, non Chioccioli, avremo anche Chioccioli più avanti. Perché giustamente il momento del ciclismo che stiamo vivendo è un momento veramente interessantissimo sotto qualsiasi aspetto, ma la precocità di crescita di questo ciclismo, abbiamo fatto domande anche ad altri, come spiegate questi fenomeni che arrivano nel mondo del ciclismo in questo momento? Soprattutto lo chiedo a te che sei anche un preparatore, a noi ci sembra veramente strano perché il ciclismo ha sempre insegnato che per avere il massimo della maturazione fisica si doveva aspettare i 25, 27, 28 fino ai 30 anni, adesso si è capovolto tutto. Tu che sei un preparazione, come spieghi questa precocità negli atleti moderni? Ma sai, allora, secondo me prima di tutto è casualità. Questa è una casualità che sono nati quei 3-4 fenomeni in questi anni e diciamo non hanno avuto, da tali non hanno avuto difficoltà nel cambio di categoria, perché
veramente se questi ragazzi, e parlo su tutti, di Evenepoel, di Pogacar e Bernal, perché poi comunque Van der Poel e Van Aert hanno già comunque una maturità atletica, si parla di ragazzi di 26, 27 anni, 25, Riccardo aiutami che forse sì, su me. Hai detto bene. Invece gli altri sono ragazzini nei loro confronti e questi sono soprattutto dati dalla casualità, insomma non c'è un motivo secondo me basilare, però quello che c'è da dire è che comunque l'età degli atleti che iniziano ad andare forte nei professionisti si sta abbassando, ma probabilmente quello, il concetto che mi faccio io è che in quelle nazioni stiano davvero facendo delle buone cose, stiano lavorando bene dal basso, portarli con la giusta maturità, sfruttarli, più insegnargli che sfruttarli nelle categorie giovanili. Questo poi dopo ti porta chiaramente ad avere dei giovani integri e quando vai a chiedergli sono già pronti per darti, no? E io non vorrei che in alcune nazioni dove si fa fatica ad avere questo ricambio generazionale si tenti di ottenere dei campioncini già dalle categorie giovanili. Questo porta poi il ragazzo ad uno stress maggiore, no? Non si può avvertire lo stress della vittoria a 15, 16, 17 anni. Poi dopo, veramente, quando conta, l'atleta è un po' saturo, attraversa quei due anni di sbandamento, perché comunque il salto di categoria è difficile, non reagisce in modo immediato, proprio per questo fatto che lo si è abituato a vincere con facilità e di qua non è così. E quindi secondo me è dato proprio dalla scuola giovanile, da quello che gli si fa fare nelle categorie giovanili. Michele, in molti hanno giustificato anche l'esasperazione che c'è in questo momento in certe metodologie di allenamento. Ci sono stati casi ultimamente dei Moreno Moser, dei Marcel Kittel, dei Dumoulin, che nel pieno della loro carriera rinunciano anche a contratti veramente interessanti, ma smettono di correre perché obiettivamente qualcuno dice che non reggono più questa pressione che c'è intorno agli atleti del ciclismo moderno. Assolutamente, ma sai... Mi riallaccio anche al discorso che diceva Riccardo, no? Che ritiri, gare, ritiri, no? Molto spesso non si considera più che un atleta ha anche una famiglia a casa. Voglio dire, in tutte le tipologie di lavoro la gente normalmente torna e dorme a casa, vede la famiglia, sta con i figli. Qui veramente gli atleti oggi rischiano di stare a mesi fuori dalle proprie case. Quindi questo secondo me è un sacrificio enorme, voglio dire, ora chi prepara il Giro d'Italia deve fare 3 settimane di Giro d'Italia fuori da casa, torna prima del Giro d'Italia da 2-3 settimane di altura e alla fine se li metti insieme sono 2 mesi che sta fuori di casa. Quindi queste imposizioni, se lo sono imposizioni, no? Date dalla squadra, è chiaro che ti portano dopo 2-3-4 anni di professionismo a questi livelli ad avere la necessità di respirare, no? Questo è quello che è successo anche a me, no? Quando io ho detto la gestione del ciclismo un po' troppo esigente per quello che ero abituato, mi riferivo anche a questo aspetto. Io ho smesso appunto un anno prima perché in CSC l'usanza era quella: ritiro, gara, ritiro, gara, ritiro, gara, e io non avevo più una famiglia. E quindi può essere quello che sta succedendo ora, sicuramente. Mi posso immaginare io le difficoltà che ha determinati atleti quando stanno anche bene a casa, quando stanno anche bene con i loro figli, quindi diventa davvero complicato. E sul fatto che certi preparatori hanno un po' distrutto anche la fantasia dell'allenamento, come rispondi, Michele? Ma io non vorrei mai che succedesse questo a me. Io
Una cosa che dico sempre al mio ai miei atleti, a volte controllando i file tutti i giorni, vedo che c'è un qualcosa, purtroppo pochissime volte, che c'è un qualcosa che non avevamo concordato, però io gli faccio i complimenti, perché a me piacciono gli atleti che in una seduta di allenamento ci mettono del loro, perché vuol dire che usano la testa, che si ascoltano, che pensano che un qualcosa di loro conta ancora, no? Leggere le tabelle ed eseguirle. Va bene, è il mio lavoro, quindi è chiaro che vorrei facessero così, ma a me piace anche che inseriscano all'interno qualcosa dato dalla loro sensazione. Quindi ti ho un po' riassunto la cosa. Io sono a favore chiaramente di un allenamento programmato, ma mi piace anche ogni tanto vedere l'atleta che ci mette del suo. Certo, è sempre un compromesso delle cose. Michele, alcune stagioni fa si sentiva in giro che c'era una tua idea di rientrare nel ciclismo con una squadra. In questo momento che il ciclismo veramente ne avrebbe veramente bisogno, quell'idea è ancora in cantiere o l'hai abbandonato definitivamente? Ma sai, io fondamentalmente è una cosa che a me piacerebbe molto, no? È chiaro, mi guardo intorno, cerco di valutare le poche opportunità che oggi ci sono e capire se da questo poi può nascere qualcosa, no? Non è un'idea che ho abbandonato, è un'idea che giornalmente mi sveglio al mattino con questo chiodo in testa e cerco di aggiungere un qualcosellino tutti i giorni, però è davvero difficile, no? creare un progetto, perché poi io sono dell'idea che i soldi in Italia ci sono e ce ne sono anche tanti. Quello che manca è la progettualità, è come vendere un team in un modo appetitoso per una grande azienda. È questo che proprio dobbiamo capire e dobbiamo strutturare. Ma credo che pian piano poi, non dico io, ma comunque pian piano che qualcosa che in Italia venga veramente venga fuori, perché insomma anche questo ciclo dovrà pur finire di un'Italia povera, no? Da un punto di vista di squadre. Quindi sono abbastanza fiducioso. Noi ce l'auguriamo ovviamente. Intanto ti ringrazio Luciano, perché ho scoperto che i contratti di Kittel e Dumoulin si definiscono interessanti. Io farei vedere quello da giornalisti quanto sono interessanti. Mi è piaciuto il contratto interessante di Dumoulin, quasi farei a cambio con uno dei due. Ma tu guadagni molto, sì. In nero. Sì. Arriva la guardia di finanza. No, stai scherzando. Va bene. Riccardo, vengo da te perché tra poco dobbiamo chiudere. Intanto noi qualche tuta l'abbiamo cercata. Io non so se Maurizio me ne fai vedere una. Era tipo questa. Vediamo, era tipo no, questa. No. C'entra niente. Ma che tutti avevate? Era un body. Ok, era un body. Niente, allora neanche queste. Queste sono tutte da sci, dai. Ho capito, va bene. Senti, ti faccio vedere una schermata a proposito di fenomeni, però una schermata interessante, perché avete detto giustamente grandi campioni, però vediamo un po' le classiche di quest'anno. Nessuno è riuscito a ripetersi due volte. Tutti vincitori diversi. Ma guarda che vincitori. Però. Sì, certo. Però in questi fenomeni nessuno poi è riuscito ad andare due volte a segno. Qualcuno ci è andato vicino, tipo Alaphilippe ci è andato vicino. Ma Van der Poel ci è andato vicinissimo. Io credo che comunque il ciclismo che abbiamo visto quest'anno fino ad ora è un ciclismo molto bello, è affascinante, entusiasmante, e poi ti fa sbagliare anche, perché alla 10 io ero convinto che Alaphilippe partisse sulla Redoute, ho fatto anche l'azzardo di fare il conto alla rovescia, che se mi riusciva entravo nella storia, però non ce l'ho fatta. Ma devo dire che mi diverto moltissimo.
Certamente su Eurosport facciamo vedere un po' tutto, quindi è anche soddisfazione perché segue il ciclismo anche da diverse sfaccettature. Le classiche secondo me sono state tutte molto belle, c'è solo un rammarico su questa schermata, che al posto di Stuyven non me ne vorrà sicuramente Guercilena. Secondo me ci stava bene una maglia dell'Ineos, però da come era andato, mi riferisco a Filippo Ganna, anche perché l'avevo pronosticato e lì insomma e c'è qualcuno che lì idea, lui è l'ideatore, quasi sembrava che avessi detto una cosa che non posso dire perché siamo in televisione. Aveva pronosticato Bennett quella Milano Sanremo. Come? Lui aveva pronosticato Bennett a quella Milano Sanremo. Sì, ma allora vorrei anche, siccome siamo entrati e siamo partiti con i pronostici, lui ha pronosticato Pidcock, non è neanche partito, cioè capisci a che livello siamo. Però tu sei testimone del fatto che quando i miei pronostici non vanno a segno, subito è lì con il cellulare, ma il tuo è arrivato. Sì, è vero. Però volevo, perché qui si sta per chiudere, volevo solo dire una cosa brevissima sulle preparazioni nostre. Noi appunto nel 1985 avevamo appunto questo secolo scorso. Secolo scorso. E allora venne praticamente il professor Arcelli, che non c'è più purtroppo, ma era un grandissimo, Enrico Arcelli, venne a spiegarci in Toscana su un muro, Michele, la cadenza che dovevamo tenere per le salite forza resistente, no? Eccola! Eccolo! No, eccola, ragazzi! Ma che aveva di comprato? Questo è Aiden, no, chi è? Aiden questo qua, il pattinatore. Bravo, questa era la veramente avevate comprato questa? Sì. Ma siete pazzi, veramente. È uno spettacolo. No, la differenza c'era solo che nella parte inferiore era nera come una calza. Peraltro l'ha mandato un telespettatore, mi dice Maurizio dalla regia, e che ci scrive, eccola la tuta, secondo me ci ha preso. È questa, confermo. Vabbè, dico brevemente quello che succede fra quello che eravamo noi nella preistoria degli allenamenti a oggi, no Michele? Perché la cadenza cioè delle pedalate doveva essere intorno dai 35 alle 40 pedalate il minuto. Confermi più o meno la salita forza resistente è quella lì. Bene, si va a fare il ritiro, poi dopo chiudo e saluto, si va a fare il ritiro a Villa Rosa, a casa di Pica, e si va su una salita per fare, c'era un giorno, si doveva fare l'SFR, tutti insieme, preparatore col fischietto, cioè 53-13, si parte e io rimango solo, come un bischero lì da solo, quelli vanno via, e io dicevo, e si ritorna giù, si riparte e rimango solo un'altra volta. E io dico, scusa Ferretto, si chiamava Ferretto Ferretti, ma fra le altre cose è anche un ottimo insegnante del calcio ora, dico, c'è qualcosa che non mi torna, o sbaglio io e sono io che sbaglio, o quegli altri sbagliano, perché non è possibile, se abbiamo lo stesso rapporto e le pedalate devono essere le stesse, 35-40, sì, se uno fa 36 o 35 pedalate al minuto, più o meno, sai cosa facevano loro? Non facevano giro completo, contavano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quindi andavano il doppio e andavano via, capito? Cioè pensa a che livelli eravamo noi. Sei Luciano? Van de Velde scese dalla bici, buttò la bici
Pietro il Guerrero, porca miseria. Noi se si facesse una trasmissione così, magari si potesse arrivare fino a mezzanotte. Sì, la prossima. Potrebbe dire tante di quelle cose sulle nostre preparazioni, mi dispiace. Comunque è stato un piacere stasera parlare con Michele Bartoli e con James Woods, che è l'attore. James Woods invece volevo chiedere, tra poco glielo chiedo, vai Luciano, quante palate facevi te? A però... Michele volevo solo per chiudere, il giro di quest'anno ti piace, Michele? Meno cronometro, meno salite, che tipo di giro ti aspetti? Ma diciamo che gli ingredienti comunque per vedere un bel giro ci sono. Io mi fa piacere che non si sia esagerato con le cronometro. Questo sì, perché dà più interesse alle tappe di montagna, no? Indubbiamente, perché ci sarà meno controllo. Se il gap è di secondi, a mio modo di vedere c'è più lotta e meno controllo. Sai, se ci fosse già un vincitore dopo le cronometro, allora le squadre e soprattutto la squadra del leader del cronome avrebbe un peso specifico maggiore. Invece così credo che si possa vedere più battaglia. Assolutamente. Oh, quante pedalate facevi? Ma dipende dall'esercizio che facevi. Si parla di potenziamento, perché SFR è potenziamento. Salite forza resistente, Ruggero, è quella lì, non è che ce n'è tanti, cioè SFR sono quelle, non è che poi. Però voi in Abruzzo avevate quella cosa che le salite forza resistente lo facevate a 70 pedalate al minuto. No, ma infatti gli stavo dicendo a Jacopo che dipende da che tipo di esercizio facevi, perché se facevi l'SFR, quello era 40 pedalate. Abbiamo scoperto, visto che siamo in chiusura, tra poco abbiamo gli appuntamenti, devo chiudere, però abbiamo scoperto chi è il telespettatore che ci ha mandato, Gianluca Ciancetta, lo saluto davvero tantissimo, perché mi ha mandato anche la copertina di Hayden. E te l'ho detto che era Hayden. Vabbè, ho capito, io non lo sapevo. Guarda che gamba, guarda, magro. Io non lo sapevo. Hayden è stato un campione di ciclismo anche dopo aver vinto le Olimpiadi. Davvero? E certo. Correva nella 7-Eleven lui. Luciano se lo ricorda. Vedi quante cose? Vedi? Non solo ha trovato anche la quartiere Sport Illustrated. Va bene. È un'enciclopedia. Noi siamo in chiusura. Maurizio, mi fa vedere gli appuntamenti? Per cortesia, davvero. Ecco qua, io mi devo avvicinare, Maurizio. Primo maggio, sforato anche stasera. 21esimo memory al padre Giuseppe Aguarenne, esordienti primo. È secondo anno su strada, prima Valle del Gogna Gold Race per gli allievi, sempre a Guarenna, a Scerne, esordienti primo e secondo anno, primo trofeo Chemipol, e poi il 2 maggio, sempre a Scerne per gli allievi, sesto trofeo GLS GS. È tutto per questa sera, io ringrazio Luciano Robotini, ciao Luciano, ci vediamo giovedì. Buonasera Riccardo, e certamente grazie a Michele che è stato un gentile ospite, grazie Michele. Grazie a Ruggero Marzoni, ciao Ruggero. Grazie a voi, ciao Riccardo, ciao Michele, Jacopo, Luciano. Grazie a Riccardo Magrini, ciao Riccardo. Ciao ragazzi, ciao Michele, ciao James, ciao Luciano, ciao Jacopo, ciao Maurizio, ciao a tutti. Grazie davvero a Michele Bartoli per essere stato con noi, grazie. Ciao, grazie a voi, grazie. Alla prossima. Assolutamente sì, grazie a Maurizio da qui in regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo giovedì prossimo su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre, buonanotte.